Si è conclusa al Palazzo Arcivescovile di Napoli la terza edizione della campagna di sensibilizzazione a Maronna t'accompagna, realizzata dall'Automobile Club e dalla Diocesi di Napoli sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. L'iniziativa ha coinvolto le 28 comunità parrocchiali di 69 istituti scolastici facenti capo alla Diocesi di Napoli attraverso la distribuzione di 300.000 brochure informative sulla sicurezza stradale e l'organizzazione di incontri ad hoc che hanno visto il coinvolgimento di oltre 3.000 giovani, come conferma Antonio Coppola, presidente dell'Automobile Club Napoli. Noi crediamo soprattutto nel futuro dei giovani, che abbiamo trovato molto sensibili a queste tematiche e hanno risposto producendo tutta una serie di elaborati che poi sono stati sottoposti ad una commissione. All'incontro è giunto anche il portiere del Napoli, Morgan De Santis, particolarmente applaudito. Nell'ambito della campagna è stato indetto anche il concorso di idee per sollecitare i ragazzi a rappresentare situazioni e comportamenti pericolosi e le corrispondenti condotte di guida corrette e sicure da valorizzare e promuovere utilizzando le forme espressive da loro ritenute più idonee allo scopo. Nelle parole dell'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, il senso di questa iniziativa. Le regole, i 10 comandamenti che sono stati pubblicati è per sensibilizzare a un modo, a uno stile di vita che sia più civile, ecco, che sia più aderente alla dignità stessa della persona. Perché qui, in questi casi, come giustamente molto spesso anche con articoli il Presidente Coppola ha detto, qui non è solo un danno personale quando non si rispettano le regole, ma è un danno sociale che